Buongiorno amici di K-Carp, anche questa volta io e i miei amici del team K-Carp abbiamo deciso di portarvi in uno di quegli itinerari esageratamente affascinanti, quegli itinerari che hanno fatto un po' sognare tutti noi pescatori, perché negli anni abbiamo sempre sentito parlare, negli anni abbiamo visto le catture, però magari non siamo mai riusciti a venire sulle sponde per poterne pescare in queste acque. Bene, noi questa volta abbiamo deciso di venire. Dopo una piccola pausa che ci ha portato in Ungheria, siamo tornati qui in Austria, in Carinzia, precisamente sul lago Weissensee, un lago appunto del quale abbiamo sempre sentito parlare, specialmente per la presenza di acque incredibili e pulite, cosa che ormai difficilmente si trova in altri posti. Queste sono veramente acque particolari. Avremo modo di vedere degli scenari stupendi, avremo modo di vedere delle catture, speriamo, stupende, e avremo modo di vedere quelle che sono le caratteristiche di un lago nuovo, un lago del quale non si parla da molto tempo e un lago che vogliamo far riscoprire alla gente. Le temperature sono buone per il periodo, perché il periodo ovviamente non è dei migliori per la pesca, però abbiamo deciso proprio di venire in questo periodo per una specifica convinzione, la convinzione che questo periodo ci possa dare dei pesci di taglia maggiore. Pertanto abbiamo scelto di venire in una fase più fredda. Abbiamo parlato anche con la gente del posto, abbiamo fatto delle piccole conversazioni in questa mezza giornata nella quale siamo qua, e abbiamo avuto delle brutte notizie, perché chiunque peschi in questo lago dice che in questo momento è molto molto difficile imbatterci in una carpa. Beh, è nostro dovere non crederci, è nostro dovere pensare che le nostre convinzioni siano quelle giuste, è nostro dovere provare in tutti i modi a catturare le carpe del Weissensee. Vi porteremo in questa nuova avventura, voi ci seguirete sicuramente, perché non riuscirete a staccare gli occhi da queste splendide immagini. La zona in cui stiamo pescando è contraddistinta da una prima fascia con una lunga secca che si estende per quasi un centinaio di metri. Questa zona di secca è praticamente una zona morta per il periodo in cui peschiamo, anche perché il fondale non supera i 2 metri, 2 metri e mezzo. Parte da pochissimo fino ai 2 metri, 2 metri e mezzo, al cui culmine c'è un marcato scalino che degrada fino a 6-7 metri, e dopo ci sono vari sbalzi di fondale da 7,5-8. Poi il fondale degrada fino a 20 metri, fino a centro lago. Questa secca è molto, molto variegata, diciamo. Ci abbiamo dei punti con delle alghe, dei punti con dei grossi pietroni, degli ammassi di calcare, degli stecchi, dei rami. Abbiamo cercato di barcare dove finisce la secca, in certe zone dove abbiamo trovato dei veri e propri alberi
infilati sul fondale che arrivano quasi fino in superficie, che sono sicuramente degli spot dove il pesce va a nutrirsi. Questo tipo di pesca però ci obbliga ad utilizzare 20-30 metri di shock leader, di nylon di grosso spessore, perché abbiamo notato che tutti i pesci vanno proprio a cercare riparo in questi alberi sommersi. Quindi per garantire l'incolumità del pesce e della nostra lenza preferiamo avere, abbiamo anche abbondato con lo spezzone del shock leader, in quanto abbiamo anche bobinato 20-30 metri per essere sicuri che anche tutto il filo, tutto il nostro filo che si adagia proprio sullo scalino sia salvaguardato. Anche il leadcore, per avere una totale aderenza al fondale, abbiamo allungato il leadcore, abbiamo fatto qualche decina di centimetri più lungo, in modo che il nostro terminale stia perfettamente aderente al fondale e vada così a camuffarsi con quello che c'è sul fondale, il calcare, qualche alga, qualche rametto, qualche piccolo deposito che copra tutto alla perfezione, un mimetismo perfetto. Le partenze dei pesci sono, devo dire la verità, violentissime, e addirittura spesso abbiamo trovato le canne proprio... quasi, abbiamo visto le canne quasi volare dai nostri rod pod. E questo non deve ingannarci, perché noi al momento della ferrata non dovremo porre alcuna resistenza, dovremo subito salire in barca e andare incontro al pesce, in quanto, come dicevo prima, pescando proprio a ridosso di questi alberi, che sono anche alberi così, li possiamo vedere a vista, anche lunghi 4-5 metri se non di più, noi dovremo solo ferrare e recuperare filo senza forzare il pesce lo forzeremo una volta giuntogli nei paraggi, quando riusciremo a portarci con la barca al di là dei tronchi inizieremo a forzare il pesce. Anche i piombi, abbiamo fatto la scelta della classica safety bolt rig per tutelare l'incolumità del pesce, in modo che al momento, se dovesse andare a impigliarsi, il piombo si sgangerebbe senza recare alcun impedimento alla fuga del pesce. La qualità di questo ambiente, in particolare dell'acqua, è veramente di altissimo livello, perché oltre ad essere un'acqua pulita, quasi potabile direi, è estremamente cristallina. Cioè, se c'è un po' di sole e non c'è vento, anche senza l'utilizzo di occhiali polarizzati, possiamo vedere il fondale assolutamente in maniera perfetta. Riusciamo a scorgere tutte le varie variazioni, i vari punti dove c'è più deposito, dove c'è qualche alga, dove c'è qualche radice. È un'acqua assolutamente cristallina che non ho trovato mai in nessun altro lago della zona. Molto bella, molto problema. Si è entrata in mezzo, ha preso il segnalino e ci ha fregato. Fortunatamente siamo riusciti a guadagnarla lo stesso, ma pesce bellissimo, piena notte, primo giorno, non si poteva chiedere di meglio. Grazie Vicensi per adesso, però veramente bello, grazie, grazie veramente. Per poter venire a pesca in laghi come questi, ovviamente partendo dall'Italia, abbiamo necessità di raccogliere più notizie possibili per non farci cogliere impreparati da questo ambiente. Ovviamente ci siamo documentati, abbiamo ricercato quelle che possono essere le notizie principali, così come ci siamo documentati anche sull'eventuale posto di pesca da ricercare. Il lago è piuttosto grande, si parla orientativamente di 9-10 km, quindi non è semplice trovare quella postazione. Andiamo pertanto a zone. La zona nella quale noi siamo venuti è un po' a monte del ponte, il ponte che taglia in due il lago Vicensi. Il ponte più o meno rimane un paio di chilometri sotto di noi. Qual è la caratteristica di questa zona? Contrariamente alla zona sopra il ponte, diciamo così, dove l'acqua è piuttosto alta
costantemente, dove specialmente nel periodo estivo c'è una grande quantità di pesce. Questa zona invece è caratterizzata dalla presenza di una grande secca, molto grande, e questa secca ci ha fatto pensare che sia una zona dove l'acqua scalda ancora in maniera importante, e subito alla fine della secca, in questo anello che si crea, pensiamo ci possano essere le carpe. Ovviamente in questa zona ci sono anche dei particolari che hanno sempre contraddistinto il Weissensee, ovvero la presenza di palizzate. Numerose palizzate sparse lungo la secca, in acque piuttosto profonde, quindi alla fine della secca, dove noi andremo a insidiare le carpe. Ovviamente sarà un'insidia anche per noi. Dovremo stare attenti, dovremo usare delle accortezze, dopo le vedremo, però pensiamo che quelle zone siano quelle che ci daranno i risultati. Le quattro esche che vedete qui davanti a me sono le esche che stanno componendo l'insieme delle esche che utilizziamo nel lago Weissensee. La prima esca è un'esca neutra in tutto e per tutto, quindi si sta parlando di un'esca utilizzata solo per la pasturazione, un'esca composta da fish meal che noi non andremo a mettere sull'amo, ma sarà un'esca con la quale faremo solo operazioni di pasturazione. Questa esca qua è un'esca leggera che dopo, non avendo uova all'interno, dopo poco si scioglierà, dopo poco inteso dopo qualche decina di ore si scioglierà e praticamente lascerà solo un alone attrattivo. Quest'esca, che è un Indian Carry della Carp Factor, verrà innescata. Quest'esca verrà innescata in combinazione con un'esca pop-up oppure con la sua Zero Gravity. In questo caso noi innescheremo la Zero Gravity, mentre invece quest'ultima esca affondante è una Monster Salmon, anche questa fa parte dei nostri inneschi, che però associeremo a questa pop-up da 16 con la quale creeremo il nostro snowman. Siamo molto alti, quindi riteniamo che in questo momento qua ci sia difficoltà a far mangiare il pesce in maniera cospicua. Quindi questo cosa significa? Significa che non abbiamo necessità di nutrire il pesce con quantità eccessive di cibo, quindi di boilers completa. La miglior cosa che noi pensiamo si possa fare è questa: creare una zona di interesse nella quale poter immettere delle quantità di cibi che noi definiamo cibi, ma fondamentalmente cibi non sono,
poiché sono trattasi di pellet, comunque elementi che in breve tempo si polverizzano e creano solo una situazione olfattiva, determinano una situazione olfattiva, quindi solo ed esclusivamente un richiamo. In questi punti dove noi abbiamo fatto questo richiamo, cosa andremo a fare? Andremo a calare delle boilers basiche e fatte senza uovo. Questo cosa significa? Significa che nel caso in cui non avremo partenze durante l'arco delle 24 ore, ci troveremo solamente sul fondo esche che si sono andate a sciogliere e che hanno creato una sorta di insieme di farine che attirano sul pesce ma non lo sfamano, e in più qualche esca finita, quindi qualche esca da pesca. Ci permette questo di andare a verificare quella che è la situazione, cioè siamo entrati in pesca, abbiamo verificato e abbiamo capito che non c'è un tale movimento di pesce da giustificare un'immissione di un'importante quantità di boilies. Quindi andremo con pellet, boilies che si sciolgono dopo un determinato tempo, quindi diciamo intorno alle 20 ore circa, e boilies in minima quantità, boilies finite, quindi boilies complete con uovo e aroma, che ovviamente resteranno sul fondo. Questo perché lo facciamo? Lo facciamo perché non vogliamo creare delle situazioni di tappeti di boilies stantie sul fondo che, accumulandosi, possono creare possono diventare un elemento di paura, un elemento di disturbo invece che un elemento di attrattività nei confronti del pesce. Quindi dobbiamo stare attenti a questa situazione. Un'altra cosa alla quale dobbiamo fare attenzione è: non esageriamo con le quantità anche dalle prime pasturazioni. Ho sentito gente che vuole pasturare con 30 kg, 40 kg, 50 kg, allora non siamo in estate, non siamo in periodi di massima attività, siamo in periodi freddi, in periodi dove le carpe si muovono già con difficoltà, si cibano ancor più con difficoltà, siamo alla ricerca del pesce di qualità, quindi noi dobbiamo fare una cosa misurata, cercare di scegliere la giusta tattica, di mettere poca esca in acqua e di mettere esca soprattutto qualitativamente importante, perché quello è l'essenziale, oltre ovviamente alla ricerca dello spot giusto. I risultati fino adesso ci sono, abbiamo ottenuto sia a livello numerico che a livello di qualità del pesce risultati importanti, ma ora che più o meno ci troviamo a metà della pescata dovremo cercare di incrementare il livello delle carpe. Quindi diminuire un po' la parte attrattiva e cercare di pescare un po', come si suol dire, fuori pastura, anche se poi non lo è. Però andremo a cercare di creare macchie di cibo e pescarci intorno, ovviamente rimanendo sempre in quel range di profondità che ci permette di pescare nel termoclino giusto e quindi nella fascia d'acqua dove le carpe si stanno muovendo e si stanno cibando. Attenzione! Un metro più in là, due metri più in qua e le carpe non mangiano. Dobbiamo calare perfettamente in quei punti. Per quanto riguarda i permessi per poter pescare sul Weissensee, il tutto è molto semplice. Basta recarsi all'ufficio informazioni che si trova nel paese di Teckendorf per acquisire i permessi. Il permesso di pesca per una settimana costa 55 euro e ci consente di poter pescare con due canne a pescatore. Al momento del rilascio del permesso ci verrà dato anche una specie di libretto, possiamo chiamiamolo libretto segna catture, che al termine della pescata noi andremo a restituire all'ufficio informazione e ci verrà ridata una cauzione di 10 euro. Quindi per una settimana noi pagheremo 55 euro di permesso più 10 per questo libretto, che però, come dicevo prima, ci verrà restituito nel momento in cui andremo a ridare questo libretto segna catture. Altrimenti il permesso per due settimane costa 68 euro. Un'altra cosa importante da dire è che la stagione di pesca in questo lago inizia ai principi di maggio, si apre ai principi di maggio, col 10 maggio
almeno per quest'anno 2017 col 10 maggio e si conclude col 20 ottobre. Questo è molto importante da sapere. Certamente non è un lago a questa altitudine, non verremo mai a pescare a novembre o dicembre, però è bene sapersi che dal 10 maggio al 20 ottobre c'è la possibilità di pescare. Un'altra cosa molto importante da ricordare è che in questo lago non vi è un periodo di chiusura della pesca alla carpa, quindi si può durante il periodo di stagione di pesca la carpa la possiamo pescare ogni mese. Abitudine dei locali e purtroppo per noi carpisti è trattenere anche le carpe per mangiarle, quindi per cui hanno messo una misura minima per trattenere le carpe, che è di 45 centimetri. A noi questo non interessa, però volevo solo ricordarlo. Giustamente le loro abitudini sono quelle di mangiare anche le carpe, non possiamo dire niente, d'altronde siamo ospiti loro e ci atteniamo ai loro regolamenti. Mattina presto qui in Austria e dopo una nottata abbastanza incolore causa anche un forte vento di tramontana che ci ha accompagnato per tutta la giornata e buona parte della nottata, adesso è tornata la tranquillità fortunatamente, un bel pesce, misura ancora medio piccola diciamo così, però noi siamo venuti qua per prendere le carpe del Weissensee, non per fare altro, quindi fa parte dell'obiettivo prefissato. Adesso facciamo ancora una foto, la rilasciamo, non la portiamo nemmeno a riva perché tanto abbiamo qua tutto quello che ci serve. È preferibile rilasciarla direttamente qua senza fare troppa confusione. Sessioni o viaggi di pesca che siano, ovviamente hanno necessità di essere ponderate già prima della partenza. Quindi noi già da casa dobbiamo avere idea del materiale con il quale si deve pescare. Ovviamente io a casa ho fatto una scelta che poi si è rivelata opportuna anche qua, ovviamente, quella di utilizzare comunque una canna 12 piedi abbastanza potente, però in grado di lavorare bene anche con il pesce al momento in cui ci troviamo a tirarlo su dalla barca. La Crusader XT 12 piedi è una canna completa, una canna che sa in ogni situazione adeguarsi. Ovviamente si sta parlando di una canna di alto livello, dagli alti diciamo contenuti, quindi voi direte è facile con una canna del genere riuscire ad adattarsi. Sì, dobbiamo sapere che quando si fanno certi tipi di esperienze obbligatoriamente bisogna utilizzare questo tipo di materiale, non ci si può presentare con materiali di minore qualità. Quindi canna 12 piedi, 12 perché? Perché comunque sia riesco a pescare dall'alto, riesco a pescare su un pontile, quindi non ho necessità di avere ancora 30 cm in più, ma con questa riesco ad avere comunque l'altezza e comunque riesco a lavorare meglio dall'imbarcazione. Ovviamente anellatura resistente perché utilizziamo una treccia, importante la treccia, perché la treccia? Perché comunque sia stendo il filo per diversi metri, molti metri, quindi la treccia mi dà garanzie di tenuta ma anche e soprattutto di stendersi in maniera migliore rispetto al nylon. Mulinello capiente perché non sappiamo ovviamente
o quantomeno non abbiamo idea precisamente di quanti metri dobbiamo pescare, quindi qua un 10.000, un Absolute VX 10.000 mi dà garanzie sia a livello di utilizzo nel combattimento sia a livello di capienza, posso raggiungere qualsiasi metratura e soprattutto posso forzare il pesce in maniera importante al momento del recupero, perché ricordiamoci che comunque ci troviamo di fronte a fondali ricchi di ostacoli dai quali dobbiamo tirare fuori il pesce. Materiali importanti, compromesso perfetto, che i Carp vi offre sempre il meglio. Siamo al calar della sera e come tutte le sere c'è il momento di tranquillità post operazioni di calo delle lenze, che si fa ovviamente nella speranza di avere una notte movimentata. Questo è il momento di un momento di tranquillità, dove però si sente anche la stanchezza di una giornata, perché effettivamente non sembra, ma la giornata è pesante. È vero che siamo a pescare, non siamo a lavorare, ma comunque sia tutte le operazioni, tutti gli spostamenti che si fanno ovviamente ti appesantiscono la giornata e diventi abbastanza stanco la sera, quindi vai a dormire anche abbastanza presto. L'unica cosa, ovviamente, abbiamo sempre la speranza di alzarci presto per poter andare a catturare una carpa. Ora in questo momento qui, quando cala al buio, si cominciano a sentire i salti dei pesci, movimenti sottosponda dei predatori, dei lucci. Tra l'altro ne abbiamo visto uno molto bello prima, e quindi si crea quella particolare sensazione che ti avvicina proprio al pesce, e lo senti quasi tuo, senti quasi che è arrivato il tuo momento. Stasera è un po' particolare, c'è un po' di vento fresco, infatti ho dovuto anche coprirmi un po' di più, però dopo una giornata così un po' che definiamola proprio morta, c'è sempre la speranza che improvvisamente si accenda una luce e parta tutto. Le operazioni sono state fatte al meglio, nel modo migliore, le canne calate perfettamente anche se c'era un po' di vento, tutto rientra nei parametri giusti. Ora ovviamente sta a noi e alla fortuna riuscire a catturare una delle nostre prede, sperando poi domani mattina di rialzarci tutti insieme e poterla fotografare.